Allora, per quanto riguarda il discorso vendite, anche questo secondo me sono dei numeri interessanti. La nostra libreria è un po' specializzata, sì, questo sicuramente, però abbiamo venduto in tutto una cinquantina di copie. 40 le abbiamo vendute a strani mondi, giocando in casa, ok? Altre 10 le abbiamo vendute qui. Vi garantisco che non è poco. La proposta di Mondadori iniziale, la cedola era vi mando una copia. E io ho detto, no, non avete capito bene che non va bene una copia, e non è stato neanche facile recuperarlo. Adesso, diciamo, su Espress ogni tanto compaiono 5 copie, noi le prendiamo. Quindi le vendite credo che siano buone. Tu hai dei dati? Sì, io ho dei dati, insomma, non numerici, nel senso che Classifica. c'è, sì, c'è un istituto che si occupa di fare un po' da auditor dei libri, GFK. e GFK, che fornisce settore per settore, nel caso specifico fantascienza e fantasy, le performance dei titoli della settimana, degli hardcover e dei paperback. E Mondo 9 è l'unico titolo italiano in classifica, vengono fornite classifiche fino al 50° posto, che comprendono ovviamente long seller, per esempio Martin è presente con 13 titoli qui. Ovviamente c'è dentro anche Su, Bradbury, ma sì, Bradbury, Asimov e c'è Dick dentro anche probabilmente, sì, Tolkien, c'è per cui dentro allora ci sono autori, Tolkien. Martin Rendete conto, era non escludo neanche quello. presente nei 20, nei 25, nella top 25 con 13 titoli. Questo dà un po' la misura insomma, dei rivali, della agguerrita concorrenza con cui un autore italiano che approda con un edito in una collana importante si trova di fronte. E poi c'è Tolkien, quindi autori. C'è Bradbury, c'è Dick, autori quindi sul mercato da 50 anni, e potete Assolutamente. considerare quante copie possono avere in circolazione Sì, questi sì, libri. sì, sì. Per cui io mi aspetto sempre di uscire da questa classifica, per adesso è un mese e mezzo Noi combattiamo per tenere che duro in ci classifica. siamo. Vabbè, comunque, sono l'unico italiano e è comparso anche un altro autore italiano, però un curatore di antologia che mi sembra si chiama Fabrizio Farina, possibile, Possibile, un'antologia sui viaggi nel tempo, che è come curatore, uscita come curatore, è una cosa uscita completamente mi diversa. sembra Sì, per adesso devo vedere Al di là di tutto, vabbè, è un'apertura di credito che non mi aspettavo neanch'io, è una prestazione di stima nei confronti di un progetto che è nato tantissimo tempo fa, come dicevo l'altra volta, i primi abboccamenti con la redazione Oscar di Mondadori sono stati addirittura nel 2016, quando comunque sia il libro Cronache di Mondo 9, che è uscito su Mille Mondi, ed è stato il primo Mille Mondi interamente dedicato a un autore italiano, è approdato sulla scrivania. Una scrivania che conta, una scrivania importante dell'editor di tutte le collane Oscar di Mondadori, e il libro è piaciuto. Da lì c'è stato tutto un percorso molto tormentato, perché comunque sia Oscar Fantastica, che è il contenitore in cui è stato pubblicato Naiva di Mondo 9, stava muovendo i primi passi. Un bel progetto. Un bellissimo progetto che comprendeva all'inizio sia delle ristampe sia dei cosiddetti original, ed erano ancora pochi, pochissimi i libri che arrivavano in original nel 2016-2017. Poi la collana ha cominciato a prendere a brivio, adesso escono diversi titoli Sì, parecchi. al mese, parecchi titoli al Sono mese. previsti parecchi riusciti. Sì, tra l'altro la redazione è insieme ad Oscar Draghi e Oscar Inc., fa capo tutto a un staff meraviglioso di persone che mi sono state vicinissime durante tutta la lavorazione del romanzo, perché ovviamente
non si deve pensare che sia solo lo scrittore che No, arriva infatti. e propone il libro e il libro piaccia così tu subito senza necessità di nessun Non è intervento. mai niente spuntato. No, tra l'altro io devo dire che ho avuto di che confrontare il lavoro rispetto a un'uscita su Urania e il lavoro è ovviamente molto più complesso perché è più dilatato nel tempo. Urania, fate conto che è una pubblicazione periodica Ha una e presenza molto limitata nel tempo, nelle sì, vendite, perché Urania esatto. sta un mese in edicola, dopo sparisce tecnicamente, Sì, e quindi anche la lavorazione che comporta un'Urania è compressa nel tempo. Quasi tutti gli Urania italiani sono figli del premio Urania, che arriva a risultato normalmente attorno a luglio, per cui in genere il romanzo vincitore esce tra novembre. novembre e dicembre, insomma ci sono pochissimi mesi per fare un editing laddove necessari. E comunque è un libro a tempo, un libro ad orologeria che sta in edicola un mese, dopodiché lo si trova sui banchetti, lo si trova nelle biblioteche. Lo si trova con estrema difficoltà, i collezionisti magari riescono a reperirne qualche copia. Qui potete trovarlo. Se Sì, chiedete, oddio, oggi ho portato una copia di Infecta che ti no, ha una commossa rarità, sì, perché mi ha non si trova. commosso Non si perché trova. è un libro che è veramente introvabile. È stata la mia prima pubblicazione veramente importante nel 2007, quindi sono già passati 11 anni. Questo. 11 Con anni la copia, con la copertina naturalmente di Franco. di Ecco, mi Franco, sì, riallaccio cioè a questo fatto per dire con i che. robot che ha voluto Altieri a Sì, tutti i sì, costi. sì. L'ultima volta che siamo visti, che eravamo sempre con Dario e Franco, non era ancora certo quale sarebbe stato il tuo ruolo in questo libro Allora, qui. avevamo anche il computer per far vedere un po' di immagini, ma non abbiamo preparato assolutamente nulla. Beh, vabbè, lo L'ho possiamo. anche detto, pensavo che Allora non accendi, accendi. lo Ecco, fai tu. lo Ma facciamo facciamo fare a fare lei, dalla lo facciamo fare a lei, la proprietaria, proprietaria. eh? Quando siete venuti qui l'altra volta non si capiva bene cosa avrebbe fatto Franco per questo libro. Esatto, Non lo sapevate non lo ancora. sapevamo ancora, Non lo no, sapevamo. non sapevamo ancora, cioè era ancora ufficiale il fatto che avrei fatto io la copertina, che è stata una lavorazione lunga, fatta di tante copertine che poi ho inserito nella book, e più c'era la voglia di metterci qualcosa di disegnato anche a mano, come avevamo già Esatto, fatto col cronologo di Mondo 9. col Cronache Mondo 9, la cosa era piaciuta, ho detto beh, facciamo una cosa ancora insomma, più grande, con più disegni. E io ho iniziato a proporre, la redazione ha gradito e quindi abbiamo sviluppato un glossario illustrato, che poi è in fondo al libro. È stato impaginato come se fosse una vecchia enciclopedia Anche illustrata. questo non è L'unico che c'è, no, è comune, cioè l'unico. l'unico Oscar Fantastica che ha Sì, questo dentro, cioè. con le illustrazioni interne è l'unico. Quindi Siamo ragazzi, qua. interessante. Interessante da tutti i punti di Sì, vista. e l'idea, devo dire, l'idea è nata da uno degli editor che, prendendo un po' spunto dalla ricchezza di questo mondo, ha detto, ma perché non, siccome questo sodalizio con Franco dura da parecchio tempo, le immagini circolavano sui social, insomma, si sapeva della ricchezza di parte iconografica di Mondo 9, questo editor ha suggerito perché non facciamo un vero e proprio glossario. La cosa è piaciuta molto in redazione e hanno addirittura pensato di fare un sedicesimo impaginato come se fosse una enciclopedia, una vecchia enciclopedia, per cui incolonnato, cioè impaginato su doppia colonna, con i caratteri tipici delle enciclopedie di una volta, Ma disegni perché molto poi semplici, una riga nel di libro se ne diasporia. parla. Nel libro si Nel parla del libro si libro, parla di questa dell'enciclopedia, si parla cosa, della che divertente. ogni comandante riceve al momento dell'assegnazione al comando della propria nave, ne riceve una copia illustrata che tiene a bordo come viatico, come insomma, viatico di buona sorte, di buona fortuna. Un po' come la Bibbia nei Nutella americani, Sì, nelle laghi, sì, cioè. sì, 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 sì
E si suppone che sia stato compilato da un cartografo che per, se non sbaglio, 30 anni ha girato su varie navi, ha circumnavigato Mondo Nove, che è un pianeta gigantesco, si chiama... so che c'è Frank, c'è tra Frank, i nomi, sì, con omaggio a Franco Brambilla, Frank Hieronymus Eisenach. Eccolo qua. Sì, Hieronymus Eisenach. E raccoglie 21 voci, di cui una quindicina sono illustrate da Franco. Franco, per arrivare a illustrare questo glossario, ne ha fatti una cinquantina. Sì, di disegni. Sì, sì, sì. Ha proposto 4-5 disegni per voce. E poi ne abbiamo perso traccia, nel senso che li hanno scelti loro. Era impossibile seguire la cosa fino proprio a disegno per disegno. Io alla fine ho consegnato tutto, scansionato in alta definizione, e la redazione poi ha gestito... Sì, e nelle bozze non c'era. Quindi io non sapevo che cosa avessero scelto. Sì. Perché, ecco, un'altra cosa, a differenza della lavorazione degli Urania, gli Oscar Mondadori fanno un servizio anche di correzione bozze, per cui io, quando mi hanno detto devi correggere le bozze, mi aspettavo il classico plico intonso con le bozze da correggere. In effetti io ho aperto e le bozze non già corrette, le corrette con tutte le penne a colori, matite a colori, e all'autore spettava il compito di dare consenso approvare o meno le correzioni. C'erano dei punti interrogativi in cui si chiedeva espressamente il mio giudizio sulla correzione. E comunque è stato un lavoro lunghissimo, perché sono subentrati delle figure professionali che non hanno... Importante come Mondadori si occupano ovviamente delle collane da libreria, che sono gli editor. Ce ne sono stati due che hanno fatto un lavoro differente. Un primo editor ha lavorato un po' così, ha dato delle indicazioni sulla storia, e un secondo editor è entrato un pochino più nel merito dello stile, del testo. Ha ulteriore testimonianza del grande scrupolo con cui Mondadori confeziona un libro da libreria e un Oscar, c'è stato l'intervento di un terzo editor, più che altro una lettrice, la quale aveva il compito, visto che l'autore è un uomo e la protagonista è una donna, di valutare le possibili incongruenze di genere, soprattutto nel parlato e nel pensato. Cioè i dialoghi pensati da un uomo ma espressi da una donna potevano avere qualche incongruenza. Oltretutto, vabbè, penso di parlare soprattutto a chi ha letto il romanzo, però siccome si parla di una gestazione, si parla di un parto, si parla di argomenti tipicamente femminili, ovviamente un passaggio di una lettrice ha avuto il compito proprio di andare a scovare se per caso ci fossero... Ha trovato qualcosa? No, devo non dire, tra l'altro, posso dire il nome di questa persona che si è occupata di questo lavoro strano, curioso, che è, ripeto, uno scrupolo che si è avuto proprio prima che il libro andasse in stampa, e che è Nicoletta Vallorani, una bravissima scrittrice, una carissima amica, che era entusiasta delle cronache di Mondo Nove. Io ero un po' in imbarazzo a chiederle questo tipo di lavoro, perché ovviamente Mondadori ti dice sempre sarebbe bello poter fare anche un passaggio così, ma è l'autore che deve sollecitare, chiedere e intervenire direttamente. Per cui ho telefonato a Nicoletta, e Nicoletta aveva pochissimi giorni per leggerlo, e immaginate una persona che lavora, anche ha i suoi impegni personali, familiari, alla quale viene chiesto di fare un lavoro di anche solo di lettura di un romanzo piuttosto lungo, perché vabbè, un lunghissimo, sono sempre 340 pagine. Lei l'ha fatto molto volentieri, io gli ho mandato un PDF ed è tornato pressoché intonso.
E questo mi ha fatto molto piacere, era stato fatto un lavoro molto minuzioso prima, quindi insomma si è evitato anche che ci fosse qualche piccola incongruenza di genere. La storia, immagino che più o meno la conosciate, Naila è stata protagonista delle ultime 5 storie di Cronache di Mondo 9, che è uscito in Mille Mondi. Era una ragazzina di 13 anni allora, una giovane raccoglitrice di carni mangiarugine, quindi una stanziale, un abitante del deserto, con tutte le difficoltà di chi abita in uno scenario difficile, ostico, tossico come il deserto di Mondo 9. E durante una battuta di raccolta di carni mangiarugine si imbatte in una gigantesca nave, una delle navi più grandi di Mondo 9, la Flitania, che ne impedisce la via del ritorno a casa, perché si para davanti al suo percorso e lei non sa come oltrepassarlo. Ci sono solo due modi per oltrepassarlo: o issarsi a bordo, conoscere delle persone che possono essere ostili, un mondo tipicamente maschile, che di fronte a una ragazzina può reagire molto male, oppure cercare di passare clandestinamente sotto la nave in movimento, con il rischio di essere schiacciata da una delle 9.000 ruote, perché la Britannia ha 9.000 ruote. In effetti è così grande perché è un pezzo della capitale di questo mondo, di Mondo 9, che è Mekarat, che è collassato su se stesso, è stata recuperata e riconvertita a nave. E quindi le hanno messo le ruote, è un pezzo di città che di fatto è stato riconvertito a nave. Lei decide di seguire la via forse più ardua per passare oltre, ma arrivata a un certo punto, sfiancata dalla difficoltà di evitare queste ruote che arrivano con schemi casuali che le vengono incontro perché la nave è in movimento, decide a un certo punto di aggrapparsi a qualcosa e sale attraverso il sottoscocca, sale a bordo di questa nave e comincerà i primi incontri a bordo di questa nave e si accorgerà di avere questo straordinario talento nel sentire le navi, nel governarle, nel dominarle, diventare una domatrice di navi, perché le navi sono delle creature senzienti. 30 anni dopo, perché il romanzo Naila di Mondo 9, molti mi chiedono: è un sequel? No, non è un sequel, nel senso che riprende ovviamente l'ambientazione delle cronache, ma a distanza di 30 anni non posso chiamarlo sequel, è una storia a sé, indipendente, che è un stand alone, quindi può essere letta in maniera coerente senza avere letto prima le cronache di Mondo 9. Lei diventa comandante di un'altra nave, Sirak, ed è l'unica comandante donna del pianeta. Un prodigio, una meraviglia incredibile per Mondo 9, perché si scoprirà, non credo di fare spoiler, si scoprirà perché è già nelle primissime pagine del romanzo, che le navi di Mondo 9 hanno un sesso, sono maschi o femmine durante la stagione degli amori, a seconda della stagione, a seconda dell'anno in cui viene a cadere la stagione degli amori. E lei si imbatte in una nave femmina e quindi si viene a creare per la prima volta nella storia del pianeta questo connubio, questa coppia femmina-femmina. E di fatto le scritture, le profezie antiche hanno predetto. E questo abbinamento comandante donna, nave femmina, permetterà di raggiungere dei risultati, degli obiettivi che non dirò, ma sarà qualcosa di assolutamente prodigioso per la storia. Recuperiamo il fantasy, che con la fantascienza parlano di steampunk, parlano di horror, parlano di ibridazioni di vari generi. A me piace pensarlo come un libro di avventure marinaresche, perché gioca appunto
questo registro. Il mondo è un mondo molto, molto simile a quello delle grandi avventure di mare, da Joseph Conrad a Melville, insomma, in cui il mare è sostituito dalla sabbia, quindi si gioca su questa sostituzione, ma cadere da una nave significa avere più o meno gli stessi problemi di un marinaio che cade da un ponte di una nave, cioè la sopravvivenza non è per nulla assicurata, siamo nel deserto, siamo a temperature torride, siamo al cospetto di sabbia tossica, siamo al cospetto di mille pericoli, siamo al cospetto di creature che vivono sotto la sabbia e che sono cetacei enormi, sono pesci, sono tutto quell'universo di fauna e flora che abita negli abissi, per cui siamo veramente nel registro delle avventure di mare, in cui il mare è comunque sostituito dalla sabbia. E lei è un comandante con tutte le responsabilità di un comandante che ovviamente deve gestire una ciurma di uomini, di tutti uomini, sì, ma anche qualche suo problema personale rappresentato dal fatto che lei porta in grembo una creatura, e lei come comandante, insomma, che possa dare così essere incinta e dare comunque a Mondonove una nuova creatura, insomma, non è così scontato. Ma lei non ha mai rinunciato alla sua femminilità. Tra l'altro, nel momento in cui sale su una nave femmina, c'è una complicità tipicamente femminile tra lei, comandante donna, che sta per diventare madre, e questa nave che capisce le istanze di chi la comanda. Ed è un libro, ovviamente, che da questo punto di vista è molto rivolto all'universo femminile, dedicato alle donne, dedicato alle madri, alle donne che combattono ogni giorno la loro personale battaglia in ambienti soprattutto maschili. Naila ovviamente ha problemi ovunque si trovi, sia in mezzo alla sua ciurma, che comunque la stima, ma è sempre considerata un po' un'usurpatrice di un ruolo che dovrebbe essere maschile per molti dei suoi membri dell'equipaggio, e quando arriva nei porti addirittura, insomma, viene un po' osteggiata come comandante donna, nel senso che ci sono sempre uomini che passano avanti nelle varie esigenze portuali, nelle varie necessità che possono dispiegare in porto, e lei deve farsi largo in un ambiente tipicamente maschile, che è quello della marineria, anzi addirittura cameratesco, insomma, un ambiente che non va tanto per il sottile, ovviamente, con le donne, però ha una sua famiglia allargata, rappresentata da persone che le sono molto vicine, una creatura, chi ha letto anche solo le cronache di Mondonove sa che c'è il morbo, che è una sindrome che colpisce gli esseri umani e piano piano li ricopre completamente di metallo, fino a renderli delle statue di metallo viventi, che continuano all'ultimo stadio di ricopertura di metallo, possono continuare a vivere. Sì. E lei ha questa anomala famiglia rappresentata da una creatura con cui si crea qualcosa di più di una complicità, e un ragazzino che finirà per essere in qualche modo adottato dall'equipaggio, che viene da una storia personale completamente diversa. Anche lui è uno stanziale, abitava a Nekarat, la capitale
di Mondo 9, e si trova anche lui quasi per caso sulla nave di Nari. Quindi lei avrà dei personaggi che staranno molto vicini e che le aiuteranno a superare una valanga di avventure, perché lei è a bordo di una vecchia baleniera convertita a cargo, quindi le sue missioni sono quelle sostanzialmente di pescare per nutrire l'equipaggio, per portare il pesce in porto, ma anche di commerciare con strani materiali. Il suo cargo porta ferro legno da un emisfero all'altro, cioè questi tronchi di legno che praticamente quasi non può essere lavorato, tanto è coriaceo. E questa nave a sua volta ha una storia perché lei l'ha trovata come relitto, un relitto che issava la bandiera nera. La bandiera nera su Mondo 9 significa relitto di chi lo reclama, cioè una nave abbandonata dal proprio equipaggio perché è ritenuta o incapace di proseguire o perché il metallo è ritenuto morto. Il metallo su Mondo 9 in teoria non muore mai, dico in teoria perché ci sono gli avvelenatori che hanno il compito di far cessare le sofferenze del metallo, aiutando quasi con un'eutanasia a morire, e molte navi vanno incontro al destino di navi che vengono avvelenate perché non sono più in grado di compiere il loro ruolo. Lei sale a bordo di questo relitto che sembra completamente disabitato, completamente abbandonato, ma scopre un palpito di vita, un rigurgito di vita, e piano piano scoprirà che la nave ha subito un trauma terribile, ma è ancora viva. E lei riuscirà piano piano a riportare in vita questa nave al punto da riportarla al movimento e riportarla, insomma, ad effettuare il ruolo per cui è stata pensata una nave a ruote, cioè quella di affrontare lunghi tragitti e lunghe rotte. E qui, senza spoilerare la storia, si parla di una grande avventura di emozioni e anche di sentimenti, perché Naila è una donna che non rinuncia a essere femminile e quindi non rinuncia neanche all'amore che scoprirà a bordo di questa nave. E qui mi fermo, insomma.